Al momento della sua uscita su PlayStation 1, Crash Team Racing ha rappresentato il simbolo del divertimento in multiplayer. Parliamo di un titolo nato sull'onda del successo del platform di Naughty Dog ed ideato per incarnare la risposta di Sony alla formula arcade di Mario Kart. Tuttavia, etichettare Crash Team Racing come un semplice clone della serie Nintendo significherebbe fare un imperdonabile torto all'eccellente lavoro svolto nel 1999 da Naughty Dog, caratterizzato, oggi come allora, da una propria identità ludica. A distanza di 20 anni dal suo esordio, in ogni caso, questo indimenticabile racing game si prepara a scendere di nuovo in pista con un remake sottotitolato Nitro Fueled, in arrivo sui nostri scaffali il prossimo 21 giugno. Prima ancora dell'ovvio aggiornamento dal punto di vista grafico, l'elemento a saltare maggiormente all'occhio è proprio la distanza nel feeling di guida rispetto ai canoni a cui ci ha abituato Mario Kart. Anche dopo decenni, il titolo Naughty Dog conserva la sua personalità, un suo modello di guida e una manovrabilità palesemente diversa dal rivale della grande N. Crash Team Racing Nitro Fueled è un gioco di corse assolutamente immediato. Bastano pochi istanti per tornare a sentire il brivido arcade di gare in cui può davvero accadere di tutto, all'insegna di un gameplay davvero assuefacente. Ciò nonostante, una volta scesi in pista, è necessario un po' di rodaggio per padroneggiare al meglio il sistema di guida. Occorrerà del resto apprendere a dovere la meccanica di boost, impiegata per guadagnare fino a 3 turbo consecutivi durante le derapate, indispensabile per riuscire a fare la differenza durante la corsa. Senza contare poi la presenza di finezze come il salto da eseguire mentre ci troviamo sulla sommità di una rampa, che consente di godere di uno sprint extra o levare scorciatoie sparse lungo i complessi tracciati. A proposito delle piste, la demo che abbiamo provato presentava 4 diversi circuiti, di cui 2 presi dal Crash Team Racing originale e 2 da Crash Nitro Kart, ossia il sequel pubblicato nel 2003 su PlayStation 2, GameCube e Xbox. Il design delle piste conserva un buon numero di insidie, punti senza barriere e tante curve a gomito. In questi tracciati dovremo apprendere alla perfezione i meccanismi del gameplay e l'esecuzione delle derapate in modo tale da trarre il massimo da un sistema di guida ancora oggi solidissimo, divertente ed appagante. Un'impostazione che, unita ad un'intelligenza artificiale alquanto battagliera, rende Crash Team Racing Nitro Fueled un arcade meno accomodante del previsto. La grande novità di questo remake riguarda però il comparto visivo, con un lavoro di ricostruzione totale degli asset grafici. Sotto questo aspetto, l'impegno del team Binox è evidente e il risultato appare senza dubbio convincente. Nitro Fueled si presenta come un videogame perfettamente aggiornato agli standard del 2019, con un adeguato livello di dettaglio poligonale, un'ottima gestione degli effetti e un impatto globale più che soddisfacente. A non far gridare al miracolo sono soltanto il frame rate, purtroppo ancorato ai 30 fps sulle console base, ed un'estetica di fondo che ovviamente segue l'ispirazione anni 90 del franchise, con una direzione artistica fedele al passato ma non invecchiata a meraviglia. Un'ora in compagnia di Crash Team Racing e Nitro Fueled è bastata per riportare a galla i ricordi di pomeriggi spesi tra sorpassi, missili a ricerca e scatole TNT lanciate contro gli avversari. Oggi come ieri, la formula sembra funzionare alla grande, divertendo e appassionando con un approccio arcade molto tecnico, piacevolmente diverso da quello di Mario Kart. Crash Team Racing sembra tornato quindi in forma smagliante, merito di una veste grafica tutta nuova, di alcune piste prese dai successivi capitoli della serie e da un supporto al multigiocatore online fino ad 8 partecipanti. Chiaramente, prima di poter esprimere un giudizio definitivo, dovremo attendere una prova più approfondita, ma le prime impressioni restano indubbiamente positive.